Marco Bertelle guida San Rocco Asa alla vittoria a domicilio per 1-2 sul campo del San Pietro e Paolo Desio grazie ad una doppietta. Passando agli altri risultati, vince Don Bosco Carugate nonostante i tanti infortuni e l'uomo in meno da metà partita grazie anche alla doppietta del nuovo arrivato Pirola. Prosegue il momento negativo del San Rocco Serenio alla quinta sconfitta consecutiva. Prosegue invece il momento positivo del Brescia 4A alla seconda vittoria di fila per 4-2 sull'SDS Arcobaleno B. Avanti i padroni di casa per 4-0 riescono a gestire il vantaggio, complice anche una giornata negativa per gli ospiti. Decima vittoria stagionale per San Bernardo SB che avanti 2-0 sul campo del San Pio X si vede espellere Luca Mauri e subire il gol del 2-1. Nel finale la squadra ospite stringe i denti e riesce a portare via 3 punti sudati. Pareggio fra Pob Inzago e Osa dove gli ospiti concludono il primo tempo avanti per 2-0. Nel secondo tempo Pob recupera e conquista un punto. Quinta vittoria consecutiva per Paina che passa anche sul difficile campo di Seveso per 0-1. Decisivo Stefano Segagni. Infine 4-2 tra San Carlo Milano e Roboli in un importante match salvezza deciso dalla tripletta di Musto, i padroni di casa. La classifica migliori marcatori vede Marco De Gaspari primo con 22 reti, insegue Ruffinotti del San Rocco Serenio a 16 e balza al terzo posto Bertelle del San Rocco Aso a 13. La classifica migliori giocatori vede Spina e Vitte primi a pari merito con 6 voti, inseguono 3 giocatori a 5 voti. Infine la classifica vede una serrata lotta per il primo posto fra Paina 2004 Blu e San Bernardo SB, divise solo da un punto. In terza posizione con una partita da recuperare OPV Seveso. Vittoria importante nelle zone basse per San Carlo Milano A che stacca dall'ultima posizione Robur, ma la lotta a retrocessione si preannuncia interessantissima. Tra il sesto e il penultimo posto le squadre sono divise solo da 6 punti.